Bentrovati a tutti dall'Università degli Studi di Pavia, io sono Jessica Maffei, mi occupo di comunicazione per il Museo di Storia Naturale e oggi ci troviamo qui perché vogliamo celebrare la Giornata Internazionale delle Donne e delle Ragazze nella Scienza, un progetto di ampio respiro al quale l'Università di Pavia ha voluto aderire con una propria iniziativa che si intitola Passato, Presente e Futuro delle Donne nella Scienza, che ha già avuto alcuni interventi in precedenza e che da oggi riprende con una serie di racconti che io e i miei colleghi del sistema museale faremo raccontandovi proprio la storia di alcune scienziate nel passato più o meno recente che hanno avuto dei contatti e delle esperienze con l'Università di Pavia e in modo particolare con i musei del nostro Ateneo. Tutto questo inserito nell'iniziativa che vuole in qualche modo stimolare le giovani donne che si apprestano al mondo accademico, ad una scelta di quale cammino intraprendere in università, in modo che proprio questi racconti possano incuriosire ulteriormente, possano suscitare un grande interesse per poter idealmente inserirsi nel solco e nel tracciato che queste scienziate hanno lasciato, in modo che le giovani donne abbiano di fronte a sé una grande carriera nel mondo della scienza. Per celebrare la Giornata Internazionale delle Donne nella Scienza, noi del Museo di Storia Naturale vi vogliamo parlare di Rina Monti, una scienziata forse poco nota ma che merita sicuramente di essere conosciuta. E per parlare di Rina Monti siamo proprio a Palazzo Botta, un edificio dell'Università di Pavia dove Rina Monti, come poi vi racconterò, per un certo tempo della sua vita professionale lavorò, operò, insegnò dirigendo da qui l'Istituto di Zoologia e l'annesso Museo di Storia Naturale. Palazzo Botta, come potete intuire dall'ambientazione nella quale ci troviamo, è un antico palazzo, si tratta di un edificio nobiliare settecentesco nel cuore della città di Pavia. In questo palazzo viveva la famiglia Botta Adorno finché gli ultimi eredi alla fine del 1800 vendettero il palazzo all'università che ne fece sede degli istituti scientifici. In questo edificio da circa un secolo ha sede il Museo di Storia Naturale dell'Università, il museo che ormai oggi conosciamo con il nome di Cosmos nel suo nuovo e moderno allestimento, ma in realtà dobbiamo sapere che si tratta di un museo molto antico perché proprio in questi giorni festeggia ben 250 anni di vita. Era proprio il febbraio del 1771 quando il museo fu voluto e concepito da Maria Teresa d'Austria nell'ambito di quella grande riforma a cui aveva sottoposto l'intero Ateneo, ed era stata proprio l'imperatrice a chiamare qui a Pavia in quegli anni, nel 1769, Lazzaro Spallanzani, uno scienziato già di grande fama, originario di Scandiano, che giunse qui a Pavia e a lui fu affidata sia la cattedra di storia naturale sia la direzione del neonato Museo di Storia Naturale. Ci troviamo in un moderno laboratorio di Palazzo Botta, anche se dovremmo fare uno sforzo di immaginazione per tornare in questi ambienti esattamente un secolo fa, quando qui a Pavia, a Palazzo Botta, giunse Rina Monti. Però in realtà dobbiamo partire dall'inizio e raccontare chi era Rina Monti. All'anagrafe era Cesarina Monti, era nata ad Arcisate, oggi in provincia di Varese, nel 1871. Ebbe un fratello, Achille, che diventerà anch'egli docente qui all'Università di Pavia, proprio negli istituti di Palazzo Botta. Il loro padre era un avvocato, ma entrambi i figli avevano scelto una carriera scientifica anziché seguire le orme giuridiche del padre. Rina Monti venne a studiare qui a Pavia perché qui c'era già suo fratello maggiore ed ebbe quindi una sorta di appoggio, come succede ancora oggi per gli studenti universitari. Si iscrisse alla facoltà di Scienze Naturali, seguì il corso di studi nei tempi, perfettamente in tempo, si laureò in 4 anni e soprattutto si laureò con il massimo dei voti, 90 sopra 90. Durante i suoi studi ebbe tra i suoi maestri quelli che poi diventeranno dei grandissimi nomi della scienza, da Torquato Taramelli a Pietro Pavesi, Camillo Golgi, quindi veramente una formazione di altissimo livello. Una volta laureata, Rina Monti rimase in università, iniziò la sua
sua carriera, prima come assistente, poi ebbe la direzione di alcuni gabinetti scientifici qui a Palazzo Botta, finché nei primi anni del 1900 lasciò Pavia, prima andò a Siena ad insegnare e poi arrivò a Sassari. Arrivò a Sassari perché in quella università nel 1907 era stato indetto un concorso per l'insegnamento di zoologia e di anatomia comparata. Rinamonti superò brillantemente quel concorso e divenne la prima docente universitaria a salire su una cattedra con l'insegnamento della zoologia e dell'anatomia comparata. Ed è questo veramente il primato che dobbiamo riconoscere tra i tanti a Rinamonti, quello di essere stata la prima donna a salire in cattedra in Italia. Ecco che ci siamo trasferiti nel nuovo allestimento del Museo di Storia Naturale, oggi Cosmos, e anche qui dobbiamo con l'immaginazione pensare a questi animali come erano allestiti un secolo fa, quando direttrice di questo museo fu la nostra Rinamonti. Rinamonti in realtà la dobbiamo ricordare come scienziata che si era specializzata in un ambito molto particolare, ovvero la limnologia. La limnologia è lo studio dei laghi e la nostra Rinamonti è considerata ancora oggi insuperata in quelle ricerche che ella svolse nel corso della sua vita proprio sui laghi. E ci piace anche raccontare qualcosa di curioso, perché dovete immaginare che siamo agli inizi del 1900, agli arbori anche della mentalità alpinistica, quando questa signora, questa docente dell'Università di Pavia, abbigliata così come si vestivano le donne all'epoca, cioè con lunghe gonne, con camicia e cappellino, saliva in alta quota in montagna per andare a studiare i laghi alpini, perché Rinamonti di questo si occupò. Studiò moltissimo i laghi della Val d'Aosta, della Val d'Ossola, della Valtellina, e quindi dobbiamo proprio pensare a come potevano avvenire queste vere e proprie escursioni. Tra l'altro Rinamonti, aiutata sempre da un assistente, si era avvalsa in queste sue ricerche di un'attrezzatura piuttosto curiosa, ma sicuramente molto utile, ovvero di una imbarcazione richiudibile, che era un piccolo natante in legno ricoperto di tela impermeabile, che all'occorrenza veniva richiuso, si trasformava in uno zaino pesante sì 27 kg, ma facilmente trasportabile sulle spalle, e invece quando serviva per le indagini sulle acque del lago veniva montato e diventava una piccola imbarcazione. E quindi abbiamo anche delle fotografie molto curiose di Rinamonti con il suo assistente sulle acque di questi laghi alpini, mentre raccolgono dei campioni di acqua che poi sarebbero state analizzate in laboratorio per studiare la flora e la fauna dei laghi. Ecco che la vicenda di Rinamonti scienziata si completa con queste sue ricerche di limnologia, in modo particolare con un volume che la pubblicò nel 1924, quando di fatto concluse la sua vicenda qui a Pavia, un volume tutto dedicato alla limnologia dell'Ario, che oggi, come vi dicevo, è considerato dagli studiosi una ricerca ancora insuperata sulla limnologia. Rinamonti non fu soltanto un'eccellente scienziata, ma fu anche moglie e madre. Infatti all'inizio del 1900 ebbe modo di conoscere e poi di sposare Augusto Stella, un geologo, docente presso il Politecnico di Milano e di Roma, e dal loro matrimonio nacquero due figlie, Luigia Achillea ed Emilia. Tra l'altro due sorelle che furono molto longeve, vissero per tutto il secolo del Novecento e morirono ultra novantenne. Luigia Achillea divenne una grecista, infatti era stata docente di letteratura greca presso l'Università di Trieste, mentre Emilia aveva seguito le orme della madre, era diventata un'affermata limnologa e docente anch'ella di zoologia. Come ultima curiosità, per celebrare la figura di Rinamonti, circa 30 anni fa una spedizione italiana al Polo Sud scoprì un laghetto circolare che volle dedicare a Rinamonti. Si tratta di un lago di 100 metri di diametro coperto interamente da ghiaccio perenne.
Ecco, io mi congedo da Rina Monti facendo quasi una sorta di appello alle giovani donne, alle ragazze che ci stanno seguendo e che magari vorranno seguire le orme di Rina Monti per provare ad avere come lei una carriera così straordinaria. Rina Monti la possiamo sicuramente definire una signora della scienza, una persona gentile, modesta, integerrima, però dobbiamo dire che chi ci parla di lei l'ha descritta come un'insegnante severa e distante, tanto da far intimorire i suoi allievi a prima vista. Questo possiamo immaginare, vista proprio l'impostazione, la serietà e la grande integrità con cui Rina Monti affrontò il suo lavoro. Però sicuramente, e qui mi fermo, vorrei ricordare una citazione di chi l'ha conosciuta direttamente e così dice di lei. La dedizione di Rina Monti al lavoro fu un ritiro quasi monacale, lungi da tutte quelle forme di esibizione di mondanità che avrebbero avuto il solo effetto di allontanare dal lavoro sereno e proficuo. Ecco, io vi ringrazio per l'attenzione e spero che ci seguiate nei prossimi appuntamenti di Donne nella Scienza. Grazie.